Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la rassegna L'altro Dostoevskij. Questa sera abbiamo come ospite Pietro Caliceti, scrittore. Saluto anche Evgenia Litmin. Buonasera a tutti. Buonasera. Dunque, Pietro Caliceti, avvocato, ha esordito nella narrativa con L'ultimo cliente per Baldini e Castoldi nel 2016, con un secondo romanzo, Beat Global, sempre nel 2017, e poi questo terzo romanzo, sempre per Baldini e Castoldi, L'opzione di Dio. Ecco qua. Allora, Pietro, ti abbiamo coinvolto perché il tuo romanzo, appartiene, insomma, al genere definito legal thriller, o insomma, può essere definito anche noir, se dire, consideriamo queste definizioni in maniera anche un po' più ampia. E il tema, diciamo, che si ancora un po' a quelli che sono dei temi di Dostoevskij per eccellenza. E tu hai dichiarato diciamo, di esserti ispirato anche ai fratelli Karamazov, alla leggenda del Grande Inquisitore, dire, per riflettere sulla questione. Soprattutto della fede e della cristianità in crisi, che poi hai riportato appunto nel tuo romanzo come, come dire, come tema cardine. E la trama di questo romanzo, infatti, diciamo, si muove all'interno proprio del mondo, appunto, della cristianità, quindi nel fulcro della cristianità, che sarebbe il Vaticano. E parte con un attentato jihadista, che viene fatto proprio di fronte a San Pietro, di fronte alla Basilica di San Pietro, e al contempo si diffonde la notizia che il Papa sta morendo e si deve sostituire, si dovrebbe trovare un sostituto appunto per come successore. E la lotta alla successione apre la strada a due candidati. Questi due candidati si fanno fondamentalmente la guerra, una guerra sotterranea, così per affossarsi l'uno con l'altro, e alla fine si apre una sorta di vaso di Pandora, perché da questa sorta di, appunto, di diatriba tra questi due contendenti si scoprono degli scheletri, come dire, dei fantasmi anche che incombono sulla storia, insomma, dei rispettivi candidati. Quindi si scopre che dietro la coltre, diciamo, della spiritualità e dell'aspirazione a prendere, insomma, il posto del soglio pontificio, c'è un mondo fatto di corruzione, di male, di peccati e di altre cose che ci dirai. E quindi è fondamentalmente è un romanzo che, al di là di questa trama vincente, che si muove all'interno appunto dei generi letterari tu hai prediletto per i tuoi romanzi, come dire, si muove anche su un'indagine esistenziale, se vogliamo, all'interno del dogma della fede, all'interno anche della possibilità della fede oggi, e anche del ruolo della cristianità, del ruolo della cristianità, di una cristianità che viene presentata però nei suoi gangli vitali come corrotta, una cristianità che, come nella leggenda del grande inquisitore di Dostoevskij, veniva fortemente messa in crisi. E a questo punto vorrei citare una breve frase di Dostoevskij, per dare avvio appunto a una discussione con te. Dostoevskij diceva appunto in una lettera a Ivanova nel 1868: gli ignoranti si sono fatti beffe del mio oscurantismo e del carattere retrogrado della mia fede. Questi imbecilli non concepiscono neppure in sogno una negazione di Dio così decisa come quella che ho espresso nella leggenda e nel capitolo che la precede. È a questo che l'intero romanzo risponderà. Quindi, paradossalmente, i fratelli Karamazov sono la più grande professione, probabilmente, cioè la leggenda del Grande Inquisitore, perdonami, all'interno dei fratelli Karamazov, esprimono al contempo la più grande professione di ateismo, ma sono anche uno sprone per una fede autentica, una fede che probabilmente si è persa nel suo messaggio originario evangelico. Ecco, ci parli appunto della tua ispirazione iniziale, di questa tua, come dire, interesse verso questa tematica, e come hai fatto a unire soprattutto questi temi di grande respiro filosofico e,
e anche intellettuale, con un genere che normalmente diciamo, si muove su altri versanti e privilegia magari la potenza della trama a scapito appunto di tutte queste diramazioni di pensiero. Grazie, grazie Nina, grazie di avermi invitato, mi fa molto piacere. Devo dire, in effetti a me piace sempre piaciuto mischiare un po' le carte nei miei libri, nel senso che sono libri che possono essere letti come dei thriller, dei legal thriller in particolare, perché io di professione faccio l'avvocato. Però non li scrivo tanto per scrivere dei thriller, se no non mi intrigherebbe abbastanza. Cerco sempre di dare diversi piani di lettura possibili. Uno lo può leggere come semplice thriller, però se scrivo un libro è perché mi interessa affrontare un tema più ampio di quello che sia una pura trama gialla. In L'opzione di Dio, la scommessa è stata proprio quella di provare a riscrivere i Karamazov. E l'ispirazione, in modo veramente molto dostoevskiano, mi è venuta vedendo un bambino che era gravemente malato. Mi trovavo in chiesa qualche anno fa, 3 o 4 anni fa, ad assistere alla cresima di mio nipote, o meglio, a fare da padrino mio nipote. E verso la fine della celebrazione iniziarono a chiamare all'altare tutti i cresimandi. E mio nipote ha un cognome che inizia per la Z, per cui noi eravamo tra gli ultimi, perché li chiamavano in ordine alfabetico. Quindi ci vedemmo passare nella navata centrale tutta la teoria, la pletora dei cresimandi. E verso A un certo punto, di fianco a me passò un ragazzino che aveva l'età di mio nipote, quindi sui 10-11 anni, portato sulla sedia a rotelle da quello che penso fosse il suo fratello maggiore. Era un ragazzino completamente paralizzato, ma paralizzato in un modo atroce, perché era tutto storto, con la testa girata all'indietro, le gambe che avevano bisogno di supporto. E mentre mi passò di fianco, io pur essendo in chiesa, pur avendo un ruolo diciamo, di paladino, di testimone della fede, perché stavo facendo il padrino, non potevi fare a meno di pensare, ma quando uno vede queste cose, come fa a credere in Dio? Però cosa è successo? Una cosa strana, perché nel momento stesso in cui pensavo questa cosa, questo ragazzino proseguì, spinto da suo fratello, verso l'altare e, come ho detto, aveva la testa girata all'indietro e per un attimo i nostri occhi si incrociarono. E io negli occhi di quel bambino non vidi il terrore, non vidi il dolore, non vidi forse la rabbia che mi sarei aspettato, ma vidi una felicità immensa. E capì che quel bambino era felice ed era felice perché credeva. E credendo era felice perché andava a ricevere un sacramento che per lui era molto importante. E quindi un secondo dopo aver pensato quello che vi ho detto prima, pensai una cosa diametralmente opposta e pensai questo, forse ha ragione, perché forse chi è colpito da una tragedia come la sua, forse la cosa più sensata che può fare è credere. Perché di fronte alla sofferenza, di fronte alla malattia, di fronte alla tragedia e soprattutto quando questa tragedia colpisce dei bambini, quindi quando è veramente senza senso, senza la possibilità di una spiegazione che risponda alle nostre logiche, forse di fronte a tutto questo l'alternativa più sensata è credere, perché altrimenti le altre alternative quali sarebbero? O pensare che nulla ha senso, che tutto il dolore, tutta la sofferenza, la morte alla fine non ha alcun senso, oppure pensare che ha un senso, nel senso che è stata creata, che è stata pensata da qualcuno che l'ha fatto apposta, ma l'ha fatto per farci un dispetto, diciamo, una specie di Dio malvagio. Di fronte a queste due alternative, forse pensare a un Dio buono è veramente la cosa più sensata. Pensare che veramente ci sarà da qualche parte, in qualche tempo, una spiegazione e una giustificazione a tutto il dolore e a tutta la sofferenza del mondo. E mentre formulavo questo pensiero, tra me e me mi sono detto: ma questo è il tema dei fratelli Karamazov, questa è
l'antitesi tra il bisogno di credere, da un lato, che nel romanzo di Dostoevskij è rappresentato da Alyosha, e l'assurdità del credere, l'impossibilità del credere, che invece è rappresentata da Ivan. E quindi mi è venuto questo pensiero, ma mi sono detto, ma se Dostoevskij fosse vivo oggi, come lo scriverebbe i Karamazov? Come si atteggia, come si esplica ai giorni nostri questa costante tensione, che è il tema centrale di Dostoevskij, tra la necessità di credere e l'assurdità o l'impossibilità di credere? E quindi ho iniziato a riflettere, a rileggere e a studiare. E ho visto che era un tema veramente interessante, perché nel confronto, nella antitesi tra il bisogno e l'assurdità del credere, ovviamente un posto cruciale lo riveste la Chiesa. La Chiesa in qualche modo beneficia di una sorta di proprietà transitiva, tant'è che nel credo, quindi il credo comprende anche la Chiesa, quindi se uno crede in Dio, in qualche modo si deve credere nella Chiesa, e viceversa, se non crede nella Chiesa, non si può dire che crede in Dio. E sappiamo però che la Chiesa è un po' il punto critico, del rapporto tra uomo e Dio, e lo era già ai tempi di Dostoevskij. Sappiamo anche la critica, molto, molto radicale che Dostoevskij fa alla Chiesa. Dostoevskij era un cristiano fervente, ma ha parole di tuono contro la Chiesa. E la critica di Dostoevskij fondamentalmente è una critica basata sul potere, come emerge in modo chiarissimo nella leggenda del grande inquisitore. E questa è sicuramente una critica, intendo quella basata sul potere, ossia il fatto che la Chiesa abbia tradito il messaggio di Cristo per inseguire, diciamo, il miraggio del potere terreno. Questa è una critica che sicuramente vale anche oggi, probabilmente vale fin dal momento in cui iniziò il proseliitismo con San Paolo. Però a quella critica, al giorno d'oggi, riflettendo, pensai che se ne possono aggiungere, e se ne aggiungono in effetti molte altre, che, e qui sta, diciamo, la cosa intrigante del perché mi sono messo a scrivere, molti altri profili di critica che al tempo di Dostoevskij o non c'erano, o non erano così evidenti come invece sono ai giorni nostri. Primo fra tutto quello dei vari scandali che affliggono la Chiesa odierna. Dagli scandali di pedofilia agli scandali finanziari, cose che probabilmente, anzi sicuramente c'erano anche ai tempi di Dostoevskij, ma non avevano forse assunto ancora, diciamo, una notorietà e una pregnanza anche sociale, diciamo, come quella che hanno i giorni nostri. Ma poi c'è un altro discorso, c'era un altro discorso fondamentale che poi è uno dei temi centrali del libro, ossia: ai tempi di Dostoevskij la Chiesa era in qualche modo un'unità monolitica, era un qualcosa di coeso in se stesso, quindi tu la potevi accettare o non accettare, ma era un po' un discorso manicheo, insomma, un discorso di bianco e nero, no? Al giorno d'oggi non è più così, non è più così perché la Chiesa, e lo leggiamo ogni giorno sui giornali, è dilaniata al suo interno da innumerevoli spaccature, che non sono solo la spaccatura fondamentale tra tradizionalisti e riformisti, perché al loro interno queste due macro fazioni sono a loro volta scisse in mille sottofazioni, per cui c'è una frase che a me piace molto, nel senso che mi considero molto significativa del mio libro, in cui uno dei cardinali che propone il papato a uno dei protagonisti, che è il candidato dei progressisti, dice: guarda, siamo sull'orlo dello scisma, anzi, secondo molti, uno scisma c'è già stato, e se ci pensate, siamo la prima generazione nella storia del mondo che si trova a vivere con due papi ufficiali. Questo già, diciamo, è la cosa che rende il modo più evidente quello a cui mi riferisco. Quindi c'è questo discorso di frammentazione, di disgregazione della Chiesa che mi interessava esplorare. E poi c'è un altro discorso analogo che riguarda una perdita di identità della Chiesa non al suo interno, come quello che dicevo prima, ma al suo esterno.
Perché questo? Perché la Chiesa, almeno dal Concilio Vaticano II, non ha fatto altro che predicare la pari dignità rispetto al cristianesimo di sostanzialmente qualsiasi altra religione del mondo. Però così facendo è inevitabile che perdesse una specie di il suo ubicum system, la sua identità. E parallelamente, invece, negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi decenni, abbiamo assistito all'emergere, mentre la Chiesa perdeva sempre di più forza, perdeva sempre più proseliti, le chiese si votavano, le elemosine si svuotavano, viceversa, assistevamo alla crescita di altre religioni, dove invece si sente un rapporto molto più forte dell'uomo con la propria fede, prima fra tutte l'islamismo. Islamismo però vuol dire anche terrorismo. Quindi tutto questo, secondo me, creava diciamo, uno scenario estremamente intrigante da esplorare e in cui calare l'interrogativo fondamentale di Dostoevskij. Hai reso ah, sì. Un interrogativo, dicevo, che tu hai attualizzato, lo hai calato nei nostri tempi, dei tempi che dal punto di vista etico, chiaramente il confronto con Dostoevskij subiscono una battuta di arresto, nel senso che insomma, sono domande probabilmente che oggi sfuggono ai più. Insomma, a parte chi lo fa per mestiere, cioè chi si interroga, come dire, per mestiere su queste questioni esistenziali, a me pare che la fede, sia un fatto più esteriore che interiore della nostra attualità, cioè che non sia una scelta etica esistenziale di, come dire, che coinvolga le fibre più intime dell'essere umano, ma che sia una scelta appunto esteriore fatta di rituali, no? Per lo più, non so, probabilmente una visione un po' sì, massimalista, ma io credo che l'appello dostoevskiano sia invece rivolto a ritrovare il senso cristiano primitivo, primigenio di una fede autentica che appunto che per lui la chiesa cristiano-cattolica aveva tradito. Dico, dobbiamo ricordarci anche questa fortissima accusa che lui muove appunto alla chiesa. Nel tuo romanzo mi pare che tutte queste interrogazioni vengano fuori. E mi sembra di capire che le risposte paradossalmente non vengano da chi professa la fede cristiana, ma da altri versanti. E questa è stata una chiave di lettura molto interessante. Ci vuoi parlare appunto di questa visione laterale e inaspettata? Forse è l'opzione di Dio chi ce la dà? Ce la dà da chi non ce l'aspettiamo. Sì, ti ringrazio. No, quello che dici tu è giustissimo. Mi ricollego un po' a quello che dicevo prima. Le chiese sono vuote, le chiese cattoliche intendo. La gente non ci va più, o se ci va per i matrimoni, le prime comunioni, le cresime, come è capitato a me. Io erano anni che non andavo in chiesa, mi sono ritrovato a fare il padrino. Le elemosine sono i minimi storici. Quindi c'è. Sta diventando veramente una formula vuota, un qualche cosa di completamente sganciato dal nostro sentire. Però, mentre questo succede alla Chiesa Cattolica, vediamo invece che altre religioni, e qui il paragone immediato è proprio ancora una volta con l'islamismo, invece dove il credente veramente crede con tutto se stesso, mentre abbiamo dei cattolici che per la loro chiesa non darebbero neanche un euro di elemosina, abbiamo invece l'Islam dove per la propria fede sono pronti a morire. E non parlo soltanto dei terroristi, parlo veramente del rapporto proprio della grande massa dei credenti. Se qualcuno è stato in qualsiasi paese islamico, tu li vedi 5 volte al giorno che pregano dovunque siano, si fermano e cercano il contatto con Dio. E questo lo vediamo anche nelle nostre città. E la cosa più interessante per me è quanto questa gente sente il bisogno quasi fisico proprio di Dio.
a un livello che, a mio modo di vedere, è in modo significativo molto vicino a quello che credo fosse stato il sentire dei primi cristiani, dei cristiani che si ritrovavano nelle catacombe. Il cristianesimo è nato così, è nato con gente che aveva un tale bisogno, aveva una tale fiducia e una tale fede in questa religione che avevano proprio il bisogno di professarla senza guardare dove erano. Nascono nelle catacombe, in condizioni gli bastava solo quello. E questo, tra l'altro, è proprio il messaggio di Cristo, perché quando Cristo dice dove sarete in due nel mio nome, lì ci sarò io. Quindi un rapporto uomo-Dio che non ha bisogno della Chiesa, non ha bisogno della Chiesa piena di statue o di oro, nasce in questo modo qua. Tutto questo al giorno d'oggi noi lo ritroviamo nelle moschee e non tanto e non solo nelle moschee ufficiali, ma nelle moschee clandestine, di cui l'Italia, come qualsiasi altro paese occidentale, è piena. Nel mio libro io parlo della realtà romana, per scrivere questo libro mi sono documentato, ho studiato molto, non solo cose teologiche, ma anche cose molto pratiche, tra cui diciamo, la diffusione delle moschee clandestine. A Roma ce n'è una marea di moschee clandestine, moschee che nascono alla chetichella e occupando qualche garage più o meno disabitato e i musulmani si trovano lì per un po' di tempo, poi quando la gente inizia a capire che cosa sta succedendo, spariscono e si trasferiscono da un'altra parte. E questo è molto, molto simile, se non identico, a quello che succedeva al cristianesimo degli inizi nelle catacombe. E quindi quel discorso, diciamo, del grande inquisitore, che è un po', no, se Cristo tornasse, la sua gente lo caccerebbe. Io nel mio libro l'ho messo in bocca a un imam. Se volete vi leggo un passo che secondo me può essere interessante per quello che stiamo Volentieri, dicendo. Pietro, ti ascoltiamo volentieri, sì. Bene, allora vi do un piccolo contesto. Nell'opzione di Dio, come dicevi tu, uno dei temi principali, una delle trame principali è questa, lotta per la successione al Papa. Ci sono due candidati. Uno è un'espressione della fazione progressista, uno dei tradizionalisti, che cercano di farsi le scarpe l'un l'altro. Il candidato dei progressisti è un certo Warren Hamilton, arcivescovo di Pretoria, che diciamo, per fare le scarpe al suo avversario, mette su una squadra formata da due fratelli, e qua diciamo, richiamo anche più evidente ai Karamazov. Questi due fratelli sono uno un giovane prete che aveva studiato legge, ma poi dopo la laurea era stato preso aveva avuto la vocazione, e l'altro è che si chiama Alessio Macchia, e l'altro suo fratello che si chiama Giovanni Macchia, che invece ha continuato la professione di famiglia dell'avvocato, e che invece è totalmente ancora più che altro arrabbiato, diciamo, con Dio. E sono un po' ovviamente gli alter ego di Alyosha e Ivan Karamazov, sia nei nomi sia nel cognome, perché questo cognome Macchia deriva proprio dal fatto che io cercavo un cognome che fosse verosimile come cognome italiano, ma che in qualche modo richiamasse anche quel concetto di macchia, di oscurità che sta nella parola Karamazov. Bene, in tutto ciò, per una serie di motivi legati sempre ai bambini, alla sofferenza dei bambini, questo Alessio Macchia, quindi il prete, fa la conoscenza di un imam e gli capita di assistere proprio a una di queste preghiere che l'imam e la comunità dei suoi fedeli fanno in un garage nascosti da tutti come clandestini in mezzo a Roma. In questa scena che vi sto per leggere, Alessio torna in questo garage e ha un dialogo a tu per tu da solo con l'imam. Restarono in silenzio per un po', poi fu Alessio a parlare. Sa, sono rimasto colpito.
Liman si girò lentamente. Aveva gli occhi rossi ed emanava un vago odore di canfora. Ah sì, da cosa? Da tutti quegli uomini, da come pregavano. Già, per voi è strano da ammettere. Cosa? Che preghiamo? Alessio scosse la testa. No, non è quello, è che non capisco. Cosa? Come fate? Voglio dire, da una parte tutta questa fede fortissima che si percepisce, si sente, sembra quasi di toccarla. E dall'altro lato tutte queste violenze, tutti questi morti come l'altro giorno di vicino. Qua si riferisce all'attentato. È questo che non capisco. Come fate a commettere queste violenze nel nome di Dio? Liman fece una risata beffarda. Beh, padre, in questi maestri siete stati voi, non trova? Deus vult, no? Dio lo vuole. Sì, d'accordo, le crociate sono state un errore, ma no, scosse la testa Liman, non mi riferisco solo alle crociate. Voglio dire, il concetto, la guerra santa, il terrorismo in nome di Dio, l'avete teorizzato voi per primi. Prenda i vostri padri della Chiesa, prenda Sant'Agostino. Esistono dei casi in cui Dio ordina di uccidere e non si può dire che uccida chi è semplice esecutore di un ordine. Non trasgrediscono perciò il comandamento non uccidere quelli che conducono guerre volute da Dio. E ancora, intrapreso una guerra giusta, non importa se si vince in battaglia campale oppure mediante un'imboscata. Queste sono sempre parole di Sant'Agostino. E riprende Liman, e che cos'è il terrorismo se non la versione moderna delle imboscate? Alessio lanciò uno sguardo alla sua sinistra. Il corridoio era completamente vuoto. Non lo so, non lo saprei dire. Beh, glielo dico io, padre. È così. Ma le dirò di più. Agostino aveva ragione. E sa perché? Alessio restò in silenzio. Quell'uomo gli stava mettendo paura. Perché la fede, padre? Continuò l'imam. La fede è guerra. E questo l'ha detto il vostro stesso Cristo in modo molto chiaro. Luca 12, 51, 53. Pensate voi che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. Il padre sarà diviso contro il figlio e il figlio contro il padre, la madre contro la figlia e la figlia contro la madre, la suocera contro la sua nuora e la nuora contro la sua suocera. Oppure Matteo 10, 34. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra, non sono venuto a portare pace, ma una spada. Una spada, capisce padre, una spada. La fede è fede solo se dilania. Non c'è buon senso, non può esserci buon senso nella fede vera. Abbandonarsi totalmente a Dio non ha niente di saggio. È qualcosa che va contro ogni buon senso, qualcosa di scandaloso, qualcosa di folle. Ma anche questo, voi stessi l'avrete capito prima di tutti. Prenda San Paolo. Mentre i giudei chiedono i miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Alessio sollevò la testa. Mi scusi, ma non la seguo. Io le ho chiesto della vostra fede, lei sta descrivendo la nostra. Lei crede? Forse, magari, come agli inizi. È per questo che è rimasto colpito quando ha visto i miei fratelli pregare. Sa che cos'era quello che ha sentito? Nostalgia. Nostalgia di quando anche voi eravate così puri, così folli nella vostra fede, di quando veramente vi bastava essere in due o tre a pregare, magari in qualche catacomba, per sentire Dio in mezzo a voi. Beh, lei l'ha visto. Adesso siamo noi a essere così. Ci raccogliamo nei garage, nelle botteghe, ci bastano quattro mura e un tetto per sentire Dio. Voi invece guardate come siete finiti. Tutte queste vostre chiese, piene di oro, piene di statue, non vi hanno fatto avvicinare a Dio neanche di un palmo. Al contrario, ne hanno solo allontanato. Guardi a cosa si è ribolta la vostra chiesa. Tutti che litigano con tutti, ogni giorno sui giornali se ne legge una nuova. Non sapete neanche più quanti papi avete, non sapete neanche più chi è il vostro papa. È tutto solo un ammasso di gente che litiga per il potere. Vuole sapere che penso? La voce di Alessio ormai era ridotta a un sussurro. Penso, continua Liman, che la vostra chiesa sia cresciuta talmente al di fuori del messaggio di Cristo, di quel suo messaggio scandaloso, come diceva Paolo, che se quel messaggio dovesse essere riproposto ora con la stessa energia di allora, rischierebbe di essere annientata. E i vostri capi, i vostri cardinali, lo sanno perfettamente e ne hanno paura. Penso che se Cristo tornasse sulla terra e si mostrasse di nuovo con i buchi nel costato e dicesse di nuovo quello che ha detto allora, sa cosa farebbero i vostri capi? Gli direbbero di scomparire, di andarsene, di non farsi più vedere per l'eternità. Alessio si sforzò di sorridere. Questo l'ha già detto qualcuno. Oh sì, certo, lo so, ma lo penso anch'io. Comunque, sono solo ipotesi. Beh sì, naturale, non crederà mica sul serio che torni, vero? Alessio lo guardò negli occhi stremato. Arrivederci, man, disse mentre si alzava. È stato un piacere conoscerla.
Arrivederci, padre, disse l'altro, alzandosi anche lui. Grazie per quello che hai fatto per Abdul. Oh, non ho fatto nulla. No, non è vero. Mi è stato vicino nel dolore. Lei è quella suora. Sono queste le cose che contano di più. Lo sa qual è l'epiteto più ricorrente di Allah nel Corano? No, Iman, me lo dica lei. Il misericordioso. La misericordia è la cosa più importante. Alla fine la fede sta tutta lì. Il profeta disse: non crederete finché non sarete misericordiosi. Diciamo qualcosa di simile anche noi. Ecco, vede, padre, ci rifletta. Arrivederci. Direi che qui il riferimento è ben diretto, Sì, ma è è piuttosto proprio diretto. diretto. Infatti c'è anche, diciamo, proprio il cenno che adesso dice, questo l'ho già sentito dire da qualcuno, Questo l'ho no? già sentito Proprio. dire, sì. Qui il E riferimento voi sì. diretto è ben leggibile, sì, tra le righe chiaramente, il discorso, insomma, chiaramente l'originalità sta insomma, nel fare pronunciare l'imam. Come dire, una critica esterna da un mondo invece che diciamo storicamente è stato ostile, ha avuto anche diciamo, le sue responsabilità, nel senso insomma, che poi gli estremismi, come sappiamo noi, portano sia dall'una che dall'altra parte hanno portato a disastri storici di ampia portata. Non stiamo qui a rifare la storia della Chiesa, neanche Certo. quella dell'Islam, però il discorso tuo è molto chiaro ed è interessante che. E la voce, come dire, esterna non sia questa stata, non sia messa sotto accusa, ma sia protagonista invece di un punto di vista che mette in crisi magari il nostro punto di vista, il nostro nel senso di dei cristiani, insomma, di quelli che stanno da questa parte, ecco, in questo senso. La cosa che mi ha interessato è il tuo riferimento alla sofferenza dei bambini. Non è stato un caso, secondo me, che questo romanzo, l'incipit, diciamo la scintilla che ha dato avvio alla scrittura di questo romanzo, sia partita da questa immagine che hai raccontato tu all'inizio di questo nostro incontro. E al centro della teodicea dostoevskiana c'è il problema della sofferenza dei bambini. La professione di ateismo di Vande come dire, si basa proprio su questo insondabile problema, su questa antinomia che non riesce a risolvere. Com'è possibile credere in Dio quando i bambini soffrono, muoiono e come si fa a giustificare questa colpa invendicata? Questo è il grande, chiaramente, tema dell'ateismo. Adesso dirò una cosa abbastanza scomoda, il tema della sofferenza dei bambini e della pedofilia che in filigrana ti tratti nel tuo romanzo attraverso appunto un riferimento a questo grande tema che è anche un grande scandalo all'interno della Chiesa, che spesso è stato come dire, trattato con, non lo so, come voglio dire, con una certa distanza, se vogliamo, non sappiamo fino a che punto la Chiesa si sia presa ogni responsabilità e abbia fatto tutto quello che era suo dovere fare nei confronti di questa responsabilità nel tema della pedofilia. Cosa pensi? Io penso che ancora questo oggi. Il tema della sofferenza degli innocenti, specialmente quando viene perpetrato all'interno di chi dovrebbe proteggere, quindi all'interno delle chiese, è una grande spina nel fianco, che ancora non ho trovato una soluzione. E, il fatto che insomma, tu fai cenno comunque a come dire, a questo scandalo, che comunque mi pare di capire che esca da questa ricerca che viene fatta nei sotterranei delle colpe della Chiesa. Cosa ne pensi? Insomma, pensi che effettivamente sia ancora uno dei problemi che ci impedirà, che impedisce, diciamo, un fedele che voglia essere tale di abbracciare in toto il messaggio di Cristo? Sì, io penso di sì. Come dicevo prima, appunto, uno dei profili, diciamo, di critica alla Chiesa, per i quali il nostro mondo forse si configura molto diverso da quello di Dostoevskij, è proprio questo della pedofilia, perché la cosa probabilmente c'è sempre stata, però adesso ha assunto anche una valenza mediatica e una consapevolezza diffusa enormemente e superiore a quella che ci poteva essere allora. E
Quello che ho cercato di fare io appunto è di riscrivere il Caramaggio, ma con un linguaggio moderno e con dei temi moderni, pensando a un pubblico che magari Caramaggio non li aveva mai letti, quindi un pubblico abituato a leggere di meno, abituato a leggere cose più veloci, magari abituato più a vedere una serie TV che a leggere un libro. Nel libro, dietro il mio libro c'è un lavoro di studio enorme, come dicevo prima, e la parte diciamo, legata alla pedofilia è stata una parte molto importante. Io nel libro affronto questo tema in tanti punti e devo dire, le cose che ho scritto sono gli episodi proprio che descrivo. E le vicende che descrivo sono quasi tutti tratti da vicende veramente accadute, a cominciare dal sistema per cui il libro è diventato famoso Hamilton, perché i candidati, perché i vescovi, o meglio, scusate, i cardinali progressisti vanno a cercare Hamilton quando capiscono che il Papa in carica sta morendo. Lo vanno a cercare addirittura dall'altra parte del mondo, perché da Roma mandano un aereo in Sudafrica, dove stava Hamilton, per andarlo a convocare ad urgenza. Gli dicono: torna a Roma perché qua sta succedendo un qualcosa di grave. Lo vanno a cercare lì perché Hamilton era diventato famoso in Sudafrica per avere messo in piedi un sistema che lui aveva battezzato Pretoria Response, che non era altro che una procedura studiata con criteri, diciamo, aziendalistici per cercare di chiudere il maggior numero di casi, o meglio, denunce di pedofilia prima che arrivassero al tribunale. Per fare questo, nel libro racconto che Hamilton aveva messo in piedi tutto un ufficio apposito dedicato a raccogliere tutte le denunce che erano presentate per pedofilia nel suo territorio, e c'era poi una procedura di istruzione di ogni singolo caso con un giudizio di rischio di soccombenza che alla fine veniva portata al cardinale, e il cardinale, una volta valutato tutti gli elementi, partiva per la famiglia del pedofilo con un assegno in mano, calcolato secondo certi parametri, gli metteva l'assegno in tasca al genitore o ai genitori, pochi maledetti e subito, e chiudeva la causa. Questo è una cosa che è realmente successa. Non è successa in Sudafrica, ma è successa in un altro paese famoso per il rugby, che è l'Australia. Perché il famoso cardinale George Pell, di cui forse qualcuno ha sentito parlare, ma che ha avuto una vicenda stranissima in Vaticano, perché fino a un paio d'anni fa sembrava uno degli astri nascenti della Chiesa, poi cadde in disgrazia per una questione di pedofilia, fu rimandato con ignominia in Australia, venne condannato in primo e in secondo grado e poi miracolosamente venne assolto in Cassazione, in qualche equivalente della Cassazione in Australia. Dopodiché è tornato a Roma e diciamo, sta riprendendo posizioni di potere. Questo cardinale Pell aveva messo in piedi in Australia un sistema che era esattamente identico a quello che descrive nel libro, salvo che invece che chiamarsi Pretoria Response si chiamava Melbourne Response. Ora, è evidente che il mio libro è un'opera di fantasia, che quindi il cardinale Hamilton del libro L'opzione di Dio non è assolutamente il cardinale Pell. Però questo per dire che le vicende che narro non sono tutto frutto di fantasia, sono cose che succedono e succedono ed è dimostrabile documentalmente che succedono e sono successe. Poi, nel corso del libro, diciamo, questo tema della pedofilia ri ritorna, e poi non voglio anticipare molto perché poi rischierei di svelare un No, casino della no, Chiesa, infatti. della trama, però è una cosa che è una spina nel fianco bella forte, sì. Sì, no, io mi sono infatti astenuta dal citare troppe, insomma,
aspetti della trama, perché penso che sia un piacere che il lettore, lo lascio insomma al lettore, e quando parliamo di libri e così. Io, come dire, volevo sapere, davanti a questa assenza, questa crisi di fede, che si confronta con questo precedente letterario così importante, che finisce, attenzione, i Fratelli Caramazzo, poi alla fine la scena finale dei Fratelli Caramazzo è una scena di rinascita, una sorta di rinascita nella fede proprio di fronte alla tomba di un bambino morto, quindi diciamo il messaggio è ben chiaro. Volevo sapere, tra i tuoi personaggi e nel tuo romanzo, chi può essere considerato una sorta di rifondatore di una possibile fede? O che ha magari può essere portatore di un messaggio di rinnovamento alternativo di fronte a questo, come dire, disastro, a questa crisi assiologica che investe integralmente questo mondo che descrivi. Questa è una bella domanda, però io non posso risponderti, nel senso che l'opzione di Dio era nato come un libro a sé stante, come sono stati gli altri libri che ho scritto, perché io quando ho iniziato a scrivere, dopo aver scritto il primo libro, mi sono trovato e ho visto che la cosa tutto sommato mi piaceva, quindi ho detto, ma in quel caso ne scrivo un altro. Una delle prime cose che mi sono, dei primi problemi che mi sono posto è cosa faccio? Uso ancora gli stessi personaggi? Faccio una serie? Faccio un personaggio seriale? E mi sono quasi subito dato la risposta negativa, perché sinceramente questi personaggi seriali, di cui soprattutto la produzione giallistica e soprattutto quella italiana è piena, mi hanno stufato. Adesso in qualunque libreria tu entri, vai sul tavolo dei gialli, vedi la 25ª indagine del commissario Pincottallo, la 41ª del maresciallo Barisetti, insomma. Come diceva un mio amico critico, ormai sembra che in Italia ci siano più commissari marescialli che scrittori. Quindi io volevo ogni volta, e un po' anche il piacere per me, quello che almeno per me personalmente era il piacere di scrivere, ora ogni volta inventarsi uno scenario completamente nuovo. Quindi anche l'opzione di Dio era nato con queste premesse e doveva essere un libro fine a se stesso. Se non che poi appunto ho fatto leggere il manoscritto a questo mio amico critico, e questo mio amico mi ha fatto notare una cosa a cui non avevo fatto caso neanch'io, ossia che il libro ha un finale aperto, ovviamente non dico quale, e proprio per questo suo finale aperto si prestava a un seguito. E allora da lì ho iniziato a ragionare, perché la cosa mi ha iniziato a intrigare, perché questo discorso del seguito. Ho iniziato a pensare che era un qualcosa di diverso dalla serie. Era qualcosa che diciamo, mi consentiva di fare un discorso più ampio senza cadere nella serialità. E tra l'altro, anche in questo, curiosamente, c'è un'analogia con Dostoevskij, perché sappiamo che nel progetto di Dostoevskij Karamazov era solo la prima parte di un'opera che quantomeno doveva avere un seguito, se non proprio una teoria. Da lì ho iniziato a ragionare su come far evolvere i personaggi dell'opzione di Dio, e ho già scritto un libro che è idealmente il seguito, che potrà essere letto in modo totalmente avulso dall'opzione di Dio con il libro a sé stante, ma che in realtà ha una continuità. E nella mia testa, in realtà, il progetto è ancora più ampio, perché vorrei fare una trilogia. Nel libro, o nei due libri successivi, sperando di riuscire a scrivere anche il terzo, verrà fuori la risposta alla tua domanda, però adesso non riesco ad altro. Però sì, c'è questo discorso della rinascita, della rifondazione, è un tema che ho ben presente e che cercherei di fare nell'ambito di questo discorso più ampio a cui sto puntando. Sì. Bene, allora aspettiamo il prossimo libro. Io intanto il discorso sul giallo aperto è un discorso che mi interessa tantissimo. Sono occupata del contesto di Shash, che è una sorta di giallo senza soluzione,
l'ho messo appunto paragone con la trama dei fratelli Karamazov, cioè Delitto e Castigo, insomma, mi è venuto fuori un quadro di, come dire, della dimensione del giallo aperto, il giallo appunto che non ha una soluzione, o perlomeno non ha una soluzione che acquieta, insomma, il lettore, una soluzione definitiva che è quella del giallo, insomma, deduttivo classico. Per cui la formula io trovo la formula del noir, del giallo contemporaneo, così aperta, sia molto interessante perché permetta una sorta di cammino a ritroso sulle condizioni che hanno creato il delitto o, come dire, la prosecuzione del male, insomma. Secondo me apre delle dimensioni esistenziali molto interessanti questa formula del giallo, del noir aperto. Quindi personalmente, all'interno del macro genere, insomma, noir, giallo, thriller, credo che sia quella più, dal punto di vista letterario, più interessante. E non facilissima da perseguire, perché per lasciare un giallo aperto bisogna chiaramente creare prima le condizioni narrative, ma anche le condizioni, insomma, a livello contenutistico, si devono trovare dei significati ulteriori, per cui questo cammino a ritroso. Alle condizioni, come dire, questo cammino ritroso, alle situazioni, ai temi che hanno permesso, come dire, ai protagonisti di non trovare essi stessi una soluzione dentro di loro, chiaramente un lavoro anche filosofico, se vogliamo, non è soltanto architettare una trama, insomma, c'è anche un lavoro dietro di pensiero, un lavoro di. Insomma, va bene, forse passerei la domanda alla mia collega, che credo che abbia una domanda per te. Volentieri. Sì, anch'io stavo pensando a questa parte del romanzo che riguarda le indagini, no? È la parte più poliziesca. Sappiamo bene che Dostoevsky andava a leggere la cronaca criminale, la cronaca nera per trovare i casi e descriverli poi nei suoi romanzi. Quando nella letteratura o anche nel cinema contemporaneo si riferisce a Dostoevsky, si riferisce spesso a un autore che scrive nel genere poliziesco. Cioè, per esempio, non so, il film di Woody Allen, Match Point, è una parodia su Delitto e Castigo. E, non so, volevo chiederla di magari raccontare un po' di più di come la sua esperienza professionale ha influenzato il romanzo, non ha influenzato, di queste cose qua, di Volentieri. quanto le ha aiutato. Ha raccontato un po' dei casi presi dalla realtà che riguardano i preti, eccetera, eccetera, ma c'è qualcosa della sua attività professionale, personale, che ha aiutato a scrivere qualche Allora, grazie per la racconto? domanda. In effetti anch'io penso che i libri di Dostoevskij, oltre che essere dei capolavori del pensiero, forse anche dei bellissimi gialli, non sono certo il primo a dirlo, cioè una delle più grandi gialliste della storia, che è Patricia Highsmith, che aveva proprio detto che se fossero pubblicati oggi i libri di Dostoevskij sarebbero qualificati come gialli. Quel lavoro di ricerca diciamo, dalla cronaca è un lavoro che sicuramente appassiona anche me. E che ho svolto tantissimo per questo libro, come per tutti. Faccia conto che prima, diciamo, nella mia scrittura si basa su un lavoro, diciamo, prima di iniziare a scrivere un qualsiasi libro, prima di iniziare a scrivere la prima parola, io ho sempre a monte un lavoro di ricerca e di lavoro sulla costruzione, proprio sull'ideazione della struttura, che di solito può arrivare anche da 1 anno e mezzo ai 2 anni. Paradossalmente è molto più veloce la fase della scrittura che quella che la precede. E in questa fase di ricerca, che peraltro continua anche durante tutta la scrittura del libro, io espulso qualsiasi cosa. Per dire,
Ho citato prima gli articoli sulle moschee clandestine, però mi sono informato anche sui sistemi di riconoscimento facciale in uso alla polizia. Mi sono andato a studiare gli orari dei treni e delle metropolitane di Roma, vedere le fermate, andare a studiare la topografia, la toponomastica dei vari quartieri. Studiare i casi di terrorismo, vedere come si fa un'autobomba. Sono andato a guardarmi i filmati dell'ISIS, che tra l'altro si possono trovare anche su internet. E mi sono andato a leggere le riviste che l'ISIS mette online, in cui c'è tutto il discorso che prendo anche nel libro del messaggio di addio che gli attentatori suicidi si fanno col telefonino, poi l'ISIS si preoccupa di metterli su internet. Mi sono andato a studiare le frodi. Nel libro c'è uno dei filoni, riporta la polizia a indagare su una maxi frode fiscale che era avvenuta veramente pochi anni fa, che è stata la più grande frode fiscale mai successa in Europa e che sostanzialmente si basava sui certificati verdi, ossia quei certificati, quella specie di incentivo per le aziende a inquinare di meno. Insomma, basandosi su questo tipo di incentivi, negli anni scorsi, circa una decina di anni fa, un po' meno, ci fu una frode fiscale enorme, diciamo veramente di miliardi di euro, e si scoprì, tra l'altro, che buona parte dei soldi trafugati con questa frode finirono a finanziare la Jihad. Quindi sono andato a studiarmi tutta quella cosa lì. Le incursioni americane e inglesi in Pakistan, dove trovarono poi un terrorista che in qualche modo era riconducibile alla frode fiscale europea. Insomma, c'è tutto questo tipo di lavoro che a me affascina Enorme! moltissimo. Sì, enorme, veramente. Non c'entra niente col mio lavoro, per tornare alla sua domanda, perché io non sono penalista. Mi occupo di acquisizioni e cessioni di aziende, quindi sono un avvocato di diritto societario. Però questo genere di cose qua, questo tipo di ricerca mi affascina e mi diverte anche, insomma. Però ci tengo a costruire dei libri che non sono solo fantasia, ma che siano tutti basati in modo molto rigoroso su cose documentabili. Beh, possiamo dire che il metodo è dostoevskiano perché, come ha detto Eugenia, c'è una ricerca preliminare sul campo. Nel caso di Dostoevskij giudiziario, ma anche tu chiaramente hai fatto una ricerca a tutto campo. La minuzia proprio della topografia anche dei luoghi che descrivi, e questo è anche dostoevskiano. Nel romanzo Delitto e Castigo, fondamentalmente è una mappa precisissima di San Pietroburgo. E quindi c'è anche questo desiderio di ancorare la scrittura alla realtà e di rendere quanto più credibile possibile ciò che sta accadendo, come se il lettore dovesse essere portato proprio all'interno di una realtà che gli è vicina. E tu hai descritto persino, cito soltanto questo piccolo particolare, l'attentato che avviene appunto nell'esordio appunto del romanzo, viene perpetrato davanti, viene appunto, si rivolge contro l'ambasciata russa, curiosamente. Curiosamente c'è questa cosa, questo elemento, come dire, che emerge all'inizio del romanzo. Che a me è parso curioso, ma così da lettrice, insomma, poi noi troviamo delle analogie chiaramente che sono a posteriori, che sono tutte nostre da lettori, con questo mondo russo che quasi quasi viene inaugurato, viene chiamato, come dire, all'interno di un discorso da insomma, da questo avvenimento che Quello lo ammetto, peraltro non era voluto, non non era era, voluto, è stata una coincidenza, però assolutamente. diciamo che. Infatti ho premesso che è una coincidenza che io da lettrice ho visto, ma dico, quello che poi vedono i lettori, ecco, quando si consegna, secondo me, un romanzo ai lettori, poi
il lettore prosegue, come dire, una sorta di controlettura del romanzo, fa un prolungamento del romanzo stesso, insomma, e io Diciamo penso che che. è una coincidenza, però la scelta non era casuale, perché quel posto, che l'ambasciata russa ha un'altezza ben precisa di via della Conciliazione, e io nel romanzo faccio partire questo, diciamo, faccio prendere la rincorsa a questo camion imbottito di esplosivo dallo svincolo tra Piazza Adriana, credo che si chiami, e dove c'è Castel Sant'Angelo, e via della Conciliazione. E mi servivano due cose: da un lato uno spazio di tempo di strada sufficientemente lungo per consentire di lanciare il camioncino a una velocità sufficiente per fare una strage, considerando che fino al momento in cui svoltava da Piazza Adriana in via della Conciliazione, lui non poteva andare forte perché non doveva destare dei sospetti. Dall'altro non doveva neanche essere troppo lungo per consentire a eventuali militari di capire che cosa stava succedendo e sparargli prima. E poi mi serviva, per motivi che chi legge il libro può capire, mi serviva che l'attentatore in qualche modo colpisse un luogo in qualche modo simbolico, qualche cosa che fosse un plausibile bersaglio di un attentato. Sì, no, ma E infatti. quindi lì c'era l'ambasciata, dico benissimo, l'ambasciata. Sì. Bene, non ci sono altre domande? Stavo guardando adesso. C'erano molti saluti per te, poi tu magari potrai vedere Grazie, la io tua purtroppo parte. non riesco a vedere le domande perché vedo che c'è una chat con delle segnalazioni, ma ho paura di toccare lo schermo e di perdere la connessione, per cui leggete No, bene diciamo voi. che ci sono molte persone che hanno salutato e poi magari tu stesso potrai vedere. Grazie, saluto tutti. Noi siamo contenti perché, insomma, come hai detto tu, questo romanzo magari si riferisce a questo legame, insomma, con Dostoevskij, sebbene non esplicito. Però siccome comunque un genere, insomma, che è letto, il genere, diciamo, del giallo, del noir, è un genere che va per la maggiore. E se questo può essere occasione, come hai detto tu, anche di rileggere i Fratelli Karamazov, per chi non l'abbia ancora fatto, per noi questa è occasione di grande felicità, anche per magari un pubblico un po' più giovane, insomma, che Sarei contento anch'io. assolutamente. Quindi, come dire, sproniamo ad abbinare i due romanzi, allora quello di Pietro Caliceti con il romanzo dei Fratelli Karamazov, per una lettura completa, ecco. Possiamo chiudere insomma, con questo consiglio, doppio consiglio letterario a questo punto. Va bene, Pietro, Grazie. noi ti ringraziamo, una buona serata e arrivederci. Grazie Nina, grazie Venia, grazie a tutti dell'ospitalità, mi ha fatto piacere, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Buona serata. Grazie, arrivederci. Buona serata.